Buonasera e ben ritrovati. Il più brutto Pescara dell'anno perde in casa contro il Latina e scivola al terz'ultimo posto in classifica. Riuscirà il ritiro imposto dalla società a rialzare la squadra? Lo vedremo nei prossimi giorni e soprattutto nel corso della prossima partita. Per la rubrica Pagina 3, questa sera omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, protagonista anche al Festival di Cannes con un film che gli dedica il regista di Underground. Di questo e molto altro parleremo in questa che è la nona puntata di Calcio Totale. Con me, come ogni lunedì, in studio Giovanni Tondodonati. Ciao Giovanni e buonasera. Ciao Oscar, un saluto ai nostri telespettatori. Salutiamo insieme a Giovanni anche Massimo Mucciante che ci segue da casa ed è che è l'autore delle foto che vedremo durante la trasmissione. Vi ricordo inoltre che Calcio Totale potete seguirla in diretta streaming anche su www.itv.tv e lavocedepescaresi.net. Adesso possiamo davvero partire. Dicevamo, il più brutto Pescara della stagione perde in casa contro il Latina e scivola al terz'ultimo posto in classifica. Davvero una brutta partita quella disputata dal Pescara sabato scorso all'Adriatico. Mutatis mutandis ha riportato alla mente il campionato disastroso dello scorso anno. Una squadra senza anima e senza idee, capace di indispettire anche il più tranquillo degli osservatori. I numeri esprimono un giudizio durissimo: 10 partite disputate e 8 punti conquistati, 4 sconfitte, 5 pareggi e una vittoria, che regalano al Pescara appunto il terz'ultimo posto. Nessuno avrebbe sinceramente osato pensare a tanto. Contro il Latina, la narrazione di Pasquale Marino, che fino alla vigilia di quest'ultima partita ha sempre solo parlato di una squadra in salute e che solo errori arbitrali e sfortuna sono stati capaci di fermarne la corsa, si svela per quello che era e che purtroppo continua ad essere: una visione distorta della realtà. Pescara Latina è stata una brutta partita e a ciò hanno contribuito entrambe le squadre in campo. In particolare, il Pescara, chiamato ad una pronta riscossa dopo la sconfitta di Palermo, ha fallito il suo obiettivo e da oggi deve realisticamente ridimensionare i suoi obiettivi per la stagione. Secondo Pasquale Marino, la migliore squadra possibile in questo momento è quella schierata contro il Latina. Io non sono d'accordo. Frascatore, Politano, Padovan, Zuparic e Pigliacelli non sono inferiori a Zauri, Bocchetti, Cutolo, Mascara e Belardi. E un calciatore come Federico Viviani non può essere relegato in panchina. Nella settimana che ha preceduto la gara contro il Latina, Viviani ha giocato da protagonista con la maglia della nazionale Under 21, ricevendo da tutti i quotidiani sportivi e non 8 in pagella. Non farlo giocare significa essere autolesionisti. Ma anche se non si contestassero all'allenatore siciliano le scelte compiute prima della partita, i suoi errori durante la partita sono sotto gli occhi di tutti. Marino sta dimostrando di non essere in grado di correggere l'assetto tattico della sua squadra durante lo svolgimento della gara. Contro il Latina, infatti, pur essendo in svantaggio per 1-0 con gli avversari che schieravano una sola punta, ha continuato a mantenere 5 difensori in campo. I cambi effettuati dal Pescara, tardivi come sempre in questa stagione, non hanno infatti mutato l'assetto tattico e anche per questo motivo si sono rivelati inutili. A questo punto della stagione, dunque, e con i risultati acquisiti sul campo, la società deve rivedere i suoi programmi per il presente ma anche per il futuro. Da un punto di vista sportivo, il nuovo obiettivo della squadra non può che essere quello di raggiungere il più presto possibile il traguardo della permanenza in Serie B. Più complessa la situazione che riguarda invece il tecnico, l'allenatore e la programmazione futura. Marino ha fatto le sue scelte, ovviamente più che legittime, e queste non prevedono l'utilizzo della maggior parte dei calciatori giovani, i più bravi a mio avviso, come titolari della squadra. Questa scelta, ormai nota e ribadita in quasi tutti gli incontri con la stampa, non può non destare preoccupazione nella società che, al contrario di Marino, in fase di calciomercato, ha puntato su un gruppo di giovani calciatori per costruire il Pescara del presente e del futuro. Le scelte dell'attuale allenatore indicano invece una strada diversa e opposta. Per
Per queste ragioni credo sia necessario un chiarimento tra società e allenatore per comprendere la linea di marcia che vuol seguire Marino e riflettere sull'opportunità o meno di confermare l'allenatore alla guida tecnica della squadra. La settimana di ritiro imposta dalla società può essere utile dunque non solo ai calciatori, ma anche al tecnico e alla società per confrontarsi e chiarirsi le idee. Direi, Giovanni, a questo punto che possiamo andare con le pagelle e poi continuiamo con i nostri commenti alla partita Pescara-Latina. Perfetto, allora leggiamo subito i voti della redazione di Calcio Totale, dicendo subito che Balzano, secondo noi, è il migliore in campo, 6,5 il voto attribuito al capitano del Pescara, poi Ragusa 5,5, Schiavi 5,5, via via tutti gli altri, tutte insufficienze stavolta, chiaramente non poteva essere altrimenti. Brugman 5, Rizzo 5, Rossi 5, Belardi 5, Bocchetti 5, 4,5 per Cutolo, Mascara e Zauri, Politano, Viviani e Padovan senza voto. Per quanto riguarda invece i giudizi, questo, quello relativo a Balzano, sbaglia più del solito in fase di costruzione, ma è sempre dalla sua zona che il gioco prende forma. Colpisce una traversa con un bel tiro dalla distanza e sfiora il gol in un'altra occasione. Ci fossero 11 Balzano in squadra, il Pescara sarebbe in tutt'altra posizione di classifica. Se è vero invece il voto, ma anche il giudizio per l'allenatore, questo per Pasquale Marino, 4 il voto, questo il giudizio. Il peggior Pescara della stagione mette d'accordo per la prima volta in questo campionato addetti ai lavori e allenatori che giudicano nello stesso modo la partita. Il Pescara di Marino, dopo 10 giornate di campionato, è terz'ultimo con 8 punti, 4 sconfitte, 5 pareggi e una vittoria. Nessuno all'inizio del campionato avrebbe potuto immaginare questo fallimento tecnico-tattico. Rapidamente, Oscar, tra i voti dati spiccano insomma quelle insufficienze particolarmente severe riguardo Cutolo, Mascara e Zauri. 4,5. Hai punito i più anziani? Ma no, è punire i più anziani. Abbiamo visto che Zauri non è stato in grado nemmeno di fermare con un fallo, credo che Zalle, che scattava in contropiede, penso verso la fine del primo tempo, e quindi diciamo si è rivelato tendenzialmente abbastanza inutile nell'economia della squadra. Questa volta, che ne dica Marino, sia Cutolo che Mascara, diciamo, hanno dato pochissimo alla causa. Ovviamente, Giovanni, sappiamo benissimo che una squadra non può dipendere mai da un solo giocatore. Certo. Probabilmente poteva, quando giocavano giocatori come Cruyff, come Maradona o come Beckenbauer. Ovviamente questo Pescara non ha questo tipo di fuoriclassi e è complessivamente la sinfonia della squadra che non funziona. Ovviamente, hai premiato Balzano, Oscar, per l'impegno, quantomeno quello, o no? Beh, Balzano, possiamo dire, ha sbagliato molto in fase di costruzione, però se andiamo ad analizzare i dati asciutti della partita, Balzano ha preso una traversa, ha sfiorato il gol in un'altra occasione e comunque l'azione, certo, parte sempre sulla catena di destra presidiata da Balzano, sia che giochi nei quattro di centrocampo, sia che giochi, diciamo, in difesa. Il suo contributo Balzano lo dà, è chiaro che non può essere Balzano la chiave in più della squadra che risolve le partite, questo dovrebbero farlo Cutolo, dovrebbe farlo Mascara. In questo, senso io dico che la scelta dell'allenatore, che ovviamente è legittima, che ha scelto di puntare su Mascara, Cutolo, Zauri e Bocchetti, io personalmente avrei scelto di puntare sugli altri quattro, su Padovan, su Politano, su Frascatore e su Pigliacelli. Però va bene, Oscar, va bene. Noi facciamo i critici. Dobbiamo correre. Io direi di lanciare il tema tattico perché ci sono tanti altri argomenti da trattare. Perfetto. Anche questa settimana, dunque, per la seconda settimana consecutiva, Marino schiera contro il Latina il Pescara con un 3-4-3. Schiavi, Zauri e Bocchetti sulla linea difensiva, Rossi e Balzano esterni di centrocampo, Brugman e Rizzo nel centro. In attacco Ragusa ritorna dopo la squalifica e occupa il versante alto di sinistra, Mascara al centro e Cutolo, come sempre, con il numero 11 sulla destra. E quindi da questo punto di vista nessuna, confermato anche Belardi tra i pali, nessuna novità rispetto alla partita in cui il Pescara ha perso a Palermo. E questa settimana vedremo due sole situazioni tattiche.
e che riguardano una in positivo il Pescara e una, diciamo così, in negativo. La prima, con la quale possiamo andare a tutto schermo, è un'azione, è un bel intervento difensivo, una bella diagonale difensiva di Schiavi, è un grande intervento dal mio punto di vista. Morrone, il numero 18 del Latina, conquista palla ai danni di Brugman, che questa settimana ha perso un po' troppi palloni in fase di costruzione, la cede a Ghezzal, che supera Rizzo e lancia in profondità Jonatas. Come vediamo anche dalla freccia, Schiavi si sposta dal centro della difesa, chiudendo in diagonale, scalando su Jonatas, e fa un bellissimo intervento difensivo che evita, almeno in questa occasione, la segnatura da parte del Latina. Direi quindi Schiavi che merita, diciamo, un plauso per questo bellissimo intervento. Andiamo invece a... siamo alla fine del primo tempo, andiamo anche qui a tutto schermo, credo siamo già nei minuti di recupero se non sbaglio, e assistiamo a un'azione del numero 13 del Latina, di Ristovski, che ricorda un po' un'azione che fece Pasinato con l'Ascoli in un campionato trionfale dell'Ascoli in Serie B, che fu promosso in Serie A. Come vedete, recupera palla ai danni di Rossi, si incunea tra Rossi e Cutolo e poi fa una sorta di slalom alla Alberto Tomba, superando in ordine prima Brugman, poi Rizzo, poi l'intervento in scivolata al centro del centrocampo e poi, arrivati in prossimità di Bocchetti, serve la palla verso Ghezzal, che poi, diciamo, però l'azione non avrà un esito finale. Ci sembrava un'azione bella da far vedere per sottolineare la performance di Ristovski, però non possiamo non sottolineare che 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori del Pescara non sono riusciti in qualche modo a fermare l'esterno di centrocampo del Latina, che stava per mettere in condizioni favorevoli, molto favorevoli, Ghezzal. E Giovanni, a questo punto possiamo di nuovo cambiare pagina e andare a vedere tutti i risultati della Serie B, la classifica e soprattutto il prossimo avversario del Pescara, che a questo punto mi pare di capire possa essere dirimente anche per la panchina del Pescara. Non so, tu oggi hai seguito, penso, dell'allenamento del Pescara, forse a questo proposito anche delle novità da dirci, no? Beh sì, credo che sia decisiva la partita di Reggio Calabria, ricordiamo anticipo dell'undicesima giornata, venerdì ore 20:30 allo stadio Granillo, la squadra, come hai detto tu in precedenza, è in ritiro qui all'hotel Dragonara, gli allenamenti si svolgono a Francavilla, dei 5 assenti nessuno ha possibilità di recupero nel Pescara, dei 5 assenti nella gara contro il Latina, vale a dire Capuano, Sforzini, Piscitella, Nielsen, il quinto, Oscar, aiutami, vabbè, ve lo ridirò tra poco, intanto leggiamo i risultati. Avellino Carpi 4-1, Brescia Cittadella 4-1, Crotone Lanciano 1-2, Empoli Varese 2-0, Modena Regina 3-0, Padova Juve Stabia 2-1, Pescara Latina 0-1, Ternana Novara 5-0, Trapani Spezia 1-1, Cesena Bari 2-1 e Siena Palermo è il posticipo in corso di svolgimento. Leggiamo anche la classifica: Lanciano 22 punti, Empoli e Cesena 20, Avellino 18, Crotone 16, Modena e Varese 15, Palermo e Spezia 14, Cittadella 13, Brescia e Latina 12, Siena e Trapani 11, Carpi, Ternana e Novara 10, Regina 9, Pescara, Bari 8, Padova 7, Juve Stabia 5. L'altro assente era Piscitella. Per quanto riguarda la Serie B, bella vittoria del Brescia, 5 punti in 3 gare per Bergodi, ma soprattutto ancora complimenti al Lanciano, che vince con merito su un campo difficilissimo, quello del Crotone, che veniva da 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Vittoria firmata da Valcinelli e Casarini. Abbiamo detto della Regina, che sta affidando praticamente, sta arrivando la firma di Fabrizio Castori, ex allenatore del Lanciano, per lui un contratto fino a giugno, che farà il suo esordio quindi proprio venerdì nella gara contro il Pescara. Bene anche il Cesena, trascinato dai gol dei suoi attaccanti, in gol Succi e De Frel. Per quanto riguarda invece la Regina, questa è la probabile formazione che incontrerà il Pescara venerdì, diciamo subito che saranno assenti Fischnaller per squalifica e il brasiliano Maicon, un omonimo del romanista, per problemi alla caviglia.
Tornano invece a disposizione sia Di Michele sia Cocco, i due attaccanti. Ma vediamo questa probabile formazione: Benassi tra i pali, Adeio, Lucioni e Ipsa, Di Lorenzo, Dall'Oglio, De Rose, Strasser e Foglio al centrocampo. Coppia d'attacco che dovrebbe essere formata da Di Michele e uno tra Gerardi e Cocco. Noi abbiamo messo Gerardi, ma chiaramente adesso è presto, vediamo cosa farà Castori in questi pochi giorni, se cambierà anche il modulo. Lui che ha utilizzato nel corso della sua carriera sia una difesa a 5 che una difesa a 4. In ogni caso, Oscar, insomma, Castori è un allenatore che si distingue per il carattere che riesce a trasferire alla sua squadra. 7 campionati vinti in carriera, lui ha portato il Lanciano dalla Serie D alla C2, poi ha lasciato la panchina del Lanciano per passare a Castellisangro, poi è tornato di nuovo al Lanciano portando i rossoneri in C1, in Abruzzo è molto molto conosciuto. Oscar, un breve commento su questa partita. Io te l'ho detto, secondo me partita decisiva per il futuro dell'allenatore. Su Castori invece che cosa mi dici? No, sono d'accordo anch'io con te. È chiaro che se il Pescara dovesse andare incontro a una nuova sconfitta, diciamo, diventerebbe, oltre che drammatica la situazione di classifica, diventerebbe molto instabile la posizione dell'allenatore. No, volevo invece condividere con te, prima di andare in pausa pubblicitaria, invece il giudizio su questo giocatore che poteva venire a Pescara e che invece poi non è venuto, che è Casarini, che è stato tra l'altro l'autore della rete, di una delle due reti del Lanciano nell'ultima vittoria. Noi abbiamo visto insieme la partita al Lanciano la settimana precedente, quella della vittoria del pareggio contro la Ternana. In quell'occasione Casarini disputò un'ottima partita, per me fu il migliore in campo, perché è un calciatore che unisce alla corsa anche la qualità, quindi quantità e qualità, e dobbiamo dire a questo punto che è un rimpianto. Sappiamo che c'era una trattativa in corso, in uno scambio probabilmente tra Capuano e un prestito gratuito che il Pescara avrebbe potuto ricevere di Casarini, poi non se n'è fatto niente, diciamo, pazienza, quello che è stato, però mi sembrava giusto sottolinearlo per evidenziare la compattezza di questo Lanciano, che a questo punto non si può più parlare di scommessa o di sorpresa. Il Lanciano sta legittimando sul campo e con le prestazioni soprattutto il primato in classifica, e noi ovviamente ci auguriamo che il Lanciano continui a giocare in questa maniera, ma soprattutto continui a vincere, perché sta dimostrando in campo di avere le qualità per farlo. Direi a questo punto, Giovanni, di andare in pubblicità, torniamo subito dopo con Pagina 3. Dicevamo nel sommario, questa sera ci occupiamo di Diego Armando Maradona. In Italia da qualche giorno ha assistito alla partita Roma-Napoli all'Olimpico, ieri sera era in televisione per parlare anche di questa nuova opera distribuita con la Gazzetta dello Sport, che raccoglie in 10 DVD tutta la sua vita calcistica e non. E noi questa sera parliamo di Maradona attraverso le immagini che prego la regia di mandare in onda e di ascoltare, di un film a lui dedicato e che è stato presentato al Festival di Cannes dal regista di Underground. Mi sogno son dos. Mi primo sogno è jugare nel Mundial e il secondo è salire campione. Se sei Dio, sarai Dio per sempre. Chi è questo mago del pallone e vittima della cocaina che dopo aver chiuso con la droga si è tramutato prima in Falstaff e poi in un testimonial dell'obesità? Il gol inflitto da Maradona agli inglesi ai mondiali del Messico fu una rivincita, un inno alla giustizia. Salì gritando il gol con la mano, è come se gli avesse rubato una cartera a un inglese. Se non avesse fatto il calciatore, sarebbe diventato un rivoluzionario. Gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. È rivoluzionario nell'anima. En mi país los políticos se hacen ricos, pero la gente no le da nada. Il modo in cui Diego Armando Maradona ha saputo farsi accettare è la prova che agli dèi tutto viene perdonato. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Yo sentía que mis hijas se daban cuenta que yo estaba drogado. Que le iba a dar un beso y me hacía así. Pero ¿puedo ser tan puto de perderme esto? Yo me equivoqué y pagué. Pero
la pelota non si mangia. Il regista di Underground capisce che non si può costruire una sceneggiatura per raccontare il Pibe de Oro, perché nessuna funzione potrebbe essere capace di catturare le mille sfaccettature del fuoriclasse argentino. Per questo motivo il film è una lunga intervista che dentro la vita di un uomo e di un calciatore, Diego Armando Maradona, racconta uno spaccato. Un viaggio privato che in alcuni passaggi diviene perfino intimo nell'universo del calciatore più forte di tutti i tempi. E come Virgilio, Emir accompagna Diego per mano nell'attraversare i gironi del suo inferno. Inferno che diviene per un attimo la sua tomba, quando tutto intorno diventa nero e risalire sembra davvero impossibile. C'è ovviamente anche una dimensione ludica in questo viaggio, che trova la sua sublimazione nello stadio della Stella Rossa di Belgrado. Su quel campo di calcio si appalesa il bambino che è in ognuno di noi, quando Emir e Diego, dopo aver calciato alcune punizioni, sudati, si abbracciano e parlano di calcio. È uno dei momenti più belli di tutto il film. Sai che giocatore sarei stato se non avessi tirato cocaina? Avrei potuto essere molto più di quello che sono. Io sono la mia colpa e non posso rimediare, dice Diego. Parole che descrivono un uomo che si è guardato molto in profondità. Parole che ci attraversano per la loro durezza e tristezza. Tristezza che si acuisce quando Diego si apre ancora di più. Possono dirmi che sto meglio, però nessuno è dentro di me. C'è stima tra i due, si percepisce. Sono un idealista. Per me Maradona sarà sempre più grande dell'effetto che le droghe hanno avuto su di lui. È un artista. Essere un artista significa andare al di là dei propri limiti. Questo non ha nulla a che vedere con questa società che ti mette su un piedistallo per poterti poi distruggere e seppellirti. Sono le parole di affetto, direi quasi di amore, che Emir Kusturica indirizza a Diego. Torna il calcio giocato nel film e torna il Maradona che ci entusiasma. La sua carriera corre veloce e le immagini di gioia e esultanza si sovrappongono ai quartieri popolari di Buenos Aires, la sua villa Fiorito, o a quelli di Sarajevo. Il gol all'Inghilterra, la mano dei Dios, passa e ripassa davanti ai nostri occhi a ricordarci in maniera ossessiva che stiamo assistendo alla messa in scena della vita del più grande calciatore di tutti i tempi. Darwin Pastorin, nel libro che accompagna il film, scrive: Emir Kusturica ti ha raccontato con la tenerezza di un fratello maggiore e io, nel rivederti, mi sono commosso come un film sull'amicizia, sulle cose che potevano essere e non sono state, sulla bellezza troppe volte offesa. Quella bellezza che ritroviamo nella scena finale del film con Manu Chao, che dedica al Pibe de Oro una bellissima ballata. Maradona è un libro e un DVD Feltrinelli, il regista e il regista di Underground, Emir Kusturica. Direi che possiamo cambiare pagina e andare all'ultima parte della nostra trasmissione con Pillole di Calcio Totale. Perfetto Oscar, grazie. Il protagonista oggi di Pillole di Calcio Totale è un altro campione, si tratta di Frank Rijkaard, non ai livelli dell'inimitabile Diego Armando Maradona, ma che in campo insomma si è scontrato spesso con il Pibe de Oro. Si tratta di Frank Rijkaard, nato ad Amsterdam il 30 settembre del 1962, bellissimi duelli tra il Milan di Sacchi e il Napoli di Maradona. Nel Milan delle meraviglie di Sacchi, Rijkaard è stato uno dei calciatori più importanti. Sacchi gli cambiò ruolo trasformandolo da difensore in centrocampista e lo schierò in mediana, in una mediana che prevedeva, oltre all'asso olandese, Ancelotti, Colombo e Donadoni. Rijkaard ha giocato 5 anni con la maglia del Milan, disputando 146 partite e segnando 16 reti. Ha fatto il suo esordio giovanissimo nella squadra dei Lancieri dell'Ajax a soli 17 anni e dopo un breve passaggio in Spagna è arrivato appunto al Milan per formare con Marco Van Basten e Ruud Gullit il trio degli olandesi che porterà il Milan sul tetto del mondo. Il Milan è stata anche l'unica squadra italiana nella quale ha giocato, ricchissima di successi la sua bacheca, con l'Ajax 5 scudetti, 3 coppe nazionali, 2 supercoppe nazionali, una Coppa delle Coppe e una Champions League, con la nazionale olandese, l'Europeo del 1988,
col Milan due scudetti, due Supercoppe italiane, una Supercoppa UEFA, due Champions League e due Coppe Intercontinentali. Ha vinto per due volte il premio come miglior giocatore olandese ed è giunto terzo nella classifica del Pallone d'Oro, edizione 1989, dietro ad altri due compagni di squadra, Van Basten e Baresi. Ha rappresentato in piena continuità con il meglio della scuola olandese il prototipo del calciatore universale. Non aveva infatti una precisa collocazione in campo perché sapeva far tutto, costruire gioco, era anche un buon intenditore e attaccava gli spazi come pochi. Così come non disdegnava liberarsi per andare a segnare. Quando ha smesso di giocare ha iniziato la carriera di allenatore che lo ha visto ancora una volta vincente. In Spagna, sulla panchina del Barcellona, ha vinto due campionati, due Supercoppe nazionali e una Champions League. È dunque anche uno dei pochi ad aver vinto la massima competizione europea, sia come calciatore, sia come allenatore. Complimenti, chiaramente lo ricordiamo con affetto, a Frank Rijkaard, a te Oscar. Sì, non potevamo chiudere dopo aver visto Maradona con un esempio in qualche modo che si ricollega nella trasmissione in cui è stato ospite ieri sera Maradona. A un certo punto, quando gli hanno chiesto chi fossero i giocatori alle sue spalle, lui si è girato facendo un segno così, facendo intendere che non ce n'erano. Poi, tornando invece in maniera un po' più seria sull'argomento, ha detto c'erano tantissimi giocatori e si è soffermato in particolare sul trio delle meraviglie del Milan, Rijkaard, Gullit e Van Basten, che ovviamente hanno deliziato non solo i tifosi del Milan ma tutti gli appassionati di calcio. Noi siamo tali, io mi ricordo perfettamente, diciamo, la posizione in campo di Rijkaard. Era un giocatore meraviglioso da vedere, un giocatore che sicuramente è stato uno dei pilastri fondamentali sui quali Sacchi ha costruito le fortune di quel Milan e insieme a quel Milan ha saputo anche rilanciare nell'immaginario collettivo italiano ma nel mondo la scuola, una nuova scuola italiana che si è fondata appunto su un'idea di calcio totale. Direi, Giovanni, che anche questa settimana, una settimana difficile per il Pescara, speriamo, diciamo, che invece il ritiro imposto dalla società dia una svolta in questa settimana che ci divide dalla partita di venerdì sera contro la Regina. Non ci resta altro che salutare i nostri telespettatori e dare appuntamento, come sempre, per la 10ª puntata di Calcio Totale a lunedì prossimo. Arrivederci e buona serata a tutti.